Proventi italiani ma vantaggi fiscali esteri. Questo modus operandi è costato caro ad un imprenditore pesarese di prodotti per la casa. Facendo transitare per la Repubblica di San Marino la merce, sfruttando indebitamente i vantaggi fiscali della Repubblica del Titano, immetteva sul mercato nazionale i prodotti a prezzi molto concorrenziali, realizzando così però un illecito. La Guardia di Finanza di Pesaro ha scoperto una frode fiscale da 3 milioni e mezzo di euro, messa in atto da un imprenditore pesarese, rappresentante legale di due società con sedi a San Marino ed in Italia. Le indagini, partite inizialmente da un'ordinaria ispezione fiscale sulla società italiana, ha ben presto svelato che l'imprenditore denunciato operava attraverso una società detta tecnicamente estero vestita, ovvero sia con sede nella Repubblica di San Marino ma di fatto gestita dall'Italia. I finanzieri sono riusciti a ricostruire però i rapporti tra le due società anche grazie allo scambio di informazioni con la Repubblica sammarinese per il recente patto di cooperazione amministrativa. I beni sequestrati, numerosi mobili, conti correnti e una lussuosa villa con piscina da 1.200.000 euro rientravano nel patrimonio di una società bolognese gestita dai figli dell'indagato, ma di fatto erano nella disponibilità dell'imprenditore. L'azione investigativa delle Fiamme Gialle ha così portato alla denuncia a piede libero del responsabile per gravi reati tributari.